episodi da parte, ci comprerebbero per pochi soldi, dovremmo poter bloccare gli investimenti stranieri, cioè gli acquisti in Italia di capitali stranieri. E ritorno alla Banca Centrale d'Italia come era prima del 1981, sottoposta al controllo del Ministero del Tesoro e finalmente di proprietà pubblica per la maggioranza, come voleva il suo originario statuto modificato nel 2006 con firma di Napolitano di promulgazione. L'alternativa fondamentale è continuare così al totale trasferimento di tutto quello che c'è di buono nell'Italia in mani straniere o addirittura all'estero e poi il takeover politico, cioè ridurre l'Italia a osservatorio di manodopera, parte italiana e parte straniera immigrata di bassa qualità, basso costo, senza garanzie sociali, assistenziali, sanitarie, pensionistiche, da disperati, riserva in manodopera inesauribile per la Germania, la Francia, il Benelux, Finlandia, eccetera. Ci sono altre due alternative che sono però più complicate, se vi chiedete poi ve li spiego. Un ultimo cenno, i mercati reali e non reali. Si dice che esiste il libero mercato è possibile, è il mercato ottimale perché è quello che ottimizza l'impiego delle risorse e della suddivisione dei redditi. Falso. Il mercato non è libero perché i mercati più importanti, energia, informazioni, credito, moneta, eccetera, petrolio, caffè, cemento, sono oggetti di monopoli o di cartelli, quindi non sono liberi. Il mercato principalmente non è libero. Il mondo non è in un libero mercato, in un regime di libero mercato, è un regime di monopolio, oligopolio, cartello. Poi sono le imprese, le grandi società sono asimmetriche, voi non sapete mai di cosa ci sia realmente del patrimonio di una società. Pensate che fino a 3 giorni prima del fallimento i titoli della Lehman Brothers erano dal nostro API, patti chiari, raccomandati come obbligazioni a basso rendimento e a basso rischio. Anzi, Parmalat sembrava fortissima finché non è scoppiata. Quindi quest'altro presupposto fondamentale del libero mercato non esiste. Il libero mercato non esiste nella realtà anche perché le imprese non sono trasparenti. Poi c'è un fatto che noi parliamo di libero mercato confondendo due tipi di mercato. Quando si parla di libero mercato come ottimale regolatore dell'economia, distribuzione delle risorse, dei redditi, eccetera, si intende il mercato dell'economia produttiva, che ha la proprietà nel modello teorico mai verificato veramente nella realtà, dovrebbe avere la proprietà di massimizzare la produzione, cioè di creare la maggior quantità di ricchezza possibile, il maggior benessere possibile in assoluto, di prevenire le crisi o di riassorbirla rapidamente. Ma il mercato reale, oggi quello che conta, non è il mercato della produzione, il mercato dell'economia reale, è il mercato finanziario, il cui obiettivo automatico non è produrre il massimo di ricchezza per realizzare il massimo di ricavi, ma è produrre il massimo di introiti finanziari. E come li produce? Come si fa a produrre il massimo di introiti finanziari? Siccome si guadagna sulle differenze speculando, cioè sulla differenza, sulla variazione del prezzo di un titolo finanziario che si crea praticamente a costo zero, il mercato finanziario non ha interesse a una crescita costante e all'aumento delle contrazioni dei sussulti. Al contrario, ha interesse alla maggior frequenza possibile delle crisi, dei su e giù, perché siccome guadagna sulle oscillazioni, quante più oscillazioni ci sono nell'unità di tempo e quanto più sono alte, tanto più guadagna il finanziere. Ecco che affidare l'economia, la società, la politica in fondo ai mercati oggigiorno significa affidare a mercati non liberi e a mercati non produttivi che guadagnano sulle crisi, sulla loro ampiezza, sulla loro frequenza, quindi un suicidio. E per il comunismo nella sua aberrazione sarebbe un male minore.
agricoltura cosa vuol fare? Vuole aumentare i margini di profitto tagliando i costi di produzione, cioè lavoro, investimento, sicurezza, ambiente, eccetera. Ma così taglia anche il reddito necessario a comprare ciò che produce, il suo output, e varrà a causa della crisi da invenduto. Per concludere, io sì, vi posso dire, qualora lo Stato prendesse la sovranità monetaria, cioè se mettesse ad emettere denaro a costo zero, ma vincolato agli investimenti solo produttivi, allora sì, si avrebbe un'uscita dalla crisi. Si avrebbe un'uscita dalla crisi, in senso recessivo. Ma se seguite a tutti gli stati a fare così, a finanziare a costo zero o generosamente le attività produttive, gli investimenti produttivi, avrebbero sì successo iniziale, ma poi cosa succederebbe? Che questa forte ascesa della produzione, dell'investimento, della produzione anche industriale, eccetera, comporterebbe una forte ascesa del consumo delle risorse planetarie, delle materie prime, una forte ascesa delle emissioni di calore, dell'inquinamento. Quindi avremo semplicemente che in pochi anni ci troveremo un mondo in guerra per la conquista delle ultime sacche di risorse disponibili, oltre che ad avere un mondo fortemente inquinato ed estremamente instabile. Quindi non basta risolvere il problema monetario. Per l'Italia, inoltre, ci sono, oltre al problema monetario, ci sono altri problemi che sono quelli tipici nazionali, ossia avere fondamentalmente una classe dirigente che vive, prospera, si riproduce, mantiene, finanzia il mantenimento delle proprie poltrone, come? Sfruttando il fatto che c'è una parte del paese che è sempre più povera rispetto all'altra, e quindi facendo quella cosa che è chiamata sul Gennone il sacco del nord, che trasferimento di circa 90-95 miliardi di reddito dal nord, soprattutto dalla Lombardia, dal Veneto, anche un po' dal Piemonte, dall'Emilia, dalla Toscana e dal Friuli, Venezia Giulia, trasferimento di circa 95 miliardi all'anno per sostenere, per sussidiare il sud. E in questo trasferimento la politica italiana prospera, intercetta, fa il parassita, si finanzia, si arricchisce. Se non usciamo da questa struttura di potere dell'Italia, struttura del tenere insieme l'Italia, non anche con una radicale riforma monetaria, nel senso che ho vagamente indicato, non avremo risolto realmente i problemi di questo paese. Grazie.